Benvenuti e benvenute, siamo questa sera insieme a voi per presentarvi il nostro curriculum innovazione in tema neuroscienze e ho qui con me, con grande piacere, il professor Alessandro Zocchi e la professoressa Angela Boldini che per noi in FEM costituiscono gli esperti, rappresentano gli esperti di eccellenze, quindi vi ringrazio tanto Alessandro e Angela di essere qui a presentare davvero questa occasione formativa e tanto tanto innovativa. E anticipo, ecco, solamente qual è il paradigma, diciamo, quali sono i paradigmi, gli obiettivi, il valore didattico innovativo del percorso di neuroscienze che Angela e Alessandro hanno progettato per voi e vi racconto proprio molto brevemente per poi lasciare assolutamente la parola ad entrambi. Ecco, voi vedete che il titolo è già evocativo, no, dei contenuti. Neuroscienze in classe, insegnare e imparare col cervello in mente. Per cui un focus che pone l'attenzione sia sulle pratiche di insegnamento, ma anche sulle pratiche di apprendimento, perché il protagonismo degli studenti e l'importanza che debbano avere per la pratica didattica è assolutamente prioritario per noi. Ora, perché questo curriculum diventa innovativo? Perché desideriamo accompagnarvi all'interno di questo curriculum, così come all'interno degli altri, accompagnarvi in percorsi che siano sì profondamente formativi per i docenti, ma che siano anche un'occasione per costruire insieme delle risposte, a partire da quella che è la pratica didattica che voi vivete comunemente nelle vostre aule, no? Per cui il modello che tendenzialmente caratterizza tutti i nostri percorsi formativi è sempre quello della ricercazione, laddove non c'è una situazione di subordinazione tra l'esperto e il docente, ma grande sinergia e grande coordinazione, coordinamento tra quello che si fa in classe e il paradigma teorico di riferimento. Vedete anche un riferimento alle tecnologie, questo mi preme dirlo perché chiaramente non è un curriculum, quindi un percorso formativo in cui si utilizzano le tecnologie per insegnare le neuroscienze. No, non è questo. Si tratta di un percorso formativo in cui interpretiamo anche, insieme al resto, insieme alle pratiche didattiche, l'utilizzo delle tecnologie in maniera assolutamente ragionata ed integrata. Quindi cerchiamo di capire quando e come un applicativo può essere utile piuttosto che no, e cerchiamo soprattutto di ragionare su quello che è invece l'impianto d'aula, l'esperienza di classe, l'esperienza di insegnamento, per poi andare a promuovere l'autonomia nel processo di studio e ad accompagnare in digitale, sì, ma anche in analogico, i nostri studenti, le nostre studentesse, nel percorso proprio di apprendimento, no? Quindi questo è importante, mi preme sottolinearlo perché davvero il valore delle tecnologie va sempre molto contestualizzato. Dopodiché, qua vedete, ecco, quelle che sono le competenze che voi andrete a sviluppare. Vedete che c'è un riferimento esplicito alle abilità metacognitive, proprio perché la professoressa Angela e il professor Alessandro vi accompagneranno a comprendere come supportare gli studenti in questi processi, chiaramente fondati, lo vedete in verde, su dei paradigmi che non lasciano dubbi, no? Angela e Alessandro, spesso, no, si dice, sulle teorie psicologiche possiamo anche disquisire, perché ce ne sono di tanti tipi, no? Però sulle neuroscienze no, perché le modalità con cui il cervello funziona sono inoppugnabili, benché, ma questo è vostro affare, vostra area di competenza, la letteratura ovviamente su certe cose stia ancora dibattendo. Chiaramente il cuore è sempre la progettazione didattica, quindi la capacità di costruire degli scenari di apprendimento che siano utili a promuovere il processo, no, di studio e di insegnamento. Per cui questo è il nostro inquadramento generale e mi premeva sottolinearvi il valore e il fatto che vi accompagneremo passo passo. E ora molto volentieri invece lascio la parola alla professoressa Angela Boldini e al professor Alessandro Zocchi che vi racconteranno un pochino quello che hanno progettato e l'idea di fondo. Buon ascolto. Grazie Carolina, io prendo Grazie. la parola
Alessandro, tu interrompimi quando vuoi. Volevo semplicemente, innanzitutto saluto tutti, non l'ho fatto. Benvenuti e Salve, benvenute a salve a tutti. tutti, salve a tutti. Ecco, semplicemente io voglio dire due parole, ma due parole due proprio per in realtà sviluppare un po' di più quello che ha già anticipato sinteticamente Carolina nelle slide, no? Per spiegare un po', raccontare il senso di questo percorso e poi magari dopo ci fate tutte le domande, se ci sono cose non chiare, ovviamente siamo qui appunto per spiegare e per dare ulteriori dettagli. Come giustamente diceva Carolina, questo percorso, appunto, non a caso è stato chiamato come insegnare e come imparare con il cervello in mente. Cosa vuol dire? È proprio veramente, un titolo che a me piace molto perché sintetizza molto bene la logica, il senso di questo percorso. Qual è questa logica? Come già un po' anticipava Carolina, non è semplicemente, non vuole essere un corso, un percorso nozionistico, no? In cui io ed Alessandro vi passiamo appunto contenuti delle neuroscienze, delle scienze cognitive, delle scienze sperimentali, ma vuole, cioè, anche questo, però molto veramente diciamo selezionando gli argomenti e selezionando i contenuti in funzione di quelle che sono le vostre necessità e di quello che è la vostra vita di tutti i giorni in classe. In che senso questo? A me qui piace sempre fare una metafora, fare un parallelismo, diciamo, che scientificamente non regge, però rende molto l'idea, che è quella con l'allenatore sportivo, no? E dico sempre che così come un allenatore deve conoscere ovviamente come funziona il corpo umano, come il corpo umano reagisce a certi allenamenti o a certi esercizi, così un insegnante deve perlomeno capire alcune dinamiche di tipo appunto cognitivo, quindi del cervello, no? Deve, siccome quello che si fa in classe appunto è insegnare, è passare conoscenze, expertise, abilità, veramente voi sapete meglio di me, insomma, che le dimensioni sono tante, appunto per questo bisogna sapere con che cosa stiamo lavorando, in fondo è con il cervello dei ragazzi, degli studenti, delle studentesse a cui ci rivolgiamo, no? Quindi, in questo senso, cosa vogliamo fare? Vogliamo passare a voi questo tipo di expertise, si dice in inglese, quindi questo tipo di conoscenza e consapevolezza, soprattutto. Io uso sempre questo termine perché? Perché è un insegnante consapevole degli strumenti che usa, però a livello cognitivo, nel senso che differenza c'è, per esempio, tra fare un certo tipo di esercizio e fare un altro tipo di esercizio, un tipo di test, un altro tipo di test. Quando è meglio utilizzare uno strumento piuttosto che un altro? Qual è la differenza? È la stessa cosa fare un test, per esempio, a scelta multiple, piuttosto che fare un test dove uno può rispondere liberamente. Qual è la differenza? Che tipo di sforzo a livello cognitivo sto chiedendo ai ragazzi? Ecco, in questo senso, io credo che sia proprio il valore, aggiunto più importante di questo percorso. Non è dare ricette da seguire pedissequamente e dicendo mi hanno detto che devo fare così, ma è faccio così perché so che se propongo questo esercizio, propongo l'utilizzo per esempio di questa app o utilizzo questo strumento tecnologico che ho a disposizione, sto agendo in un specifico modo, cioè in questo modo, in un modo specifico a livello cognitivo. Sto chiedendo a quel ragazzo, sto chiedendo a quello studente di fare quel tipo di sforzo. Quindi non vado a, per esempio, sovraccaricare lo sforzo richiesto, se ancora non è il momento, oppure non faccio esercizi banali e troppo semplici che non aiutano assolutamente l'apprendimento quando non è il caso di farlo. O magari adatto gli esercizi e adatto le mie richieste
a seconda della persona, del ragazzo che ho di fronte, della situazione in cui sono. Se ho un argomento nuovo appena spiegato è un conto, se invece certe conoscenze dovrebbero già essere acquisite e consolidate, lo vado a verificare in un modo diverso. Ecco, tutto questo credo che faccia veramente la differenza a livello qualitativo tra un insegnante che veramente lavora con cognizione di causa e invece un insegnante che utilizza strumenti, sì, perché mi hanno detto che vanno bene, però senza in realtà capire bene, no, cosa sto facendo fino in fondo. Anche qui il parallelismo con l'allenatore sportivo, direi che ci sta tutto, no? Una cosa è essere consapevole veramente dell'esercizio che sto chiedendo a quello specifico atleta, che magari può essere diverso o posso aggiustare in modo differente per un altro atleta con un altro tipo di preparazione. Ho reso l'idea, Alessandro, dammi feedback. Sì, sì, ti do un feedback positivo. Ok, no bias, sì. No? Mi sembra che non hai avuto bias particolari. No, dico, tu non hai bias nel darmi questo feedback positivo. Ah, no. No, io mi fido. Alessandro è sempre molto affidabile nelle sue risposte. Quindi se lui dice che sono andata bene, mi fido. Troppa fiducia. No, va bene. Vai. Questo era un po' il concetto che volevo trasmettere e ci tengo veramente tanto, perché oggi abbiamo paradossalmente tantissimi strumenti che ci offre sia la tecnologia che anche appunto le scienze, che sempre più, soprattutto le neuroscienze educative, no? O le scienze cognitive applicate al mondo education, c'è sempre più letteratura, ma bisogna anche essere in grado appunto di discernere e di capire cosa veramente ci interessa, perché tanto è inutile fare indigestioni di contenuti quando poi non riesco ad andare a lavorare nella mia classe il giorno dopo, la settimana dopo, o non riesco ad organizzarmi in modo da essere veramente efficace, in modo veramente da aiutare i ragazzi. In genere si cerca, perché è umano, assolutamente umano, e se volete noi vi spieghiamo anche perché si cerca, perché la pigrizia non è solo in palestra, la pigrizia è anche a livello cognitivo. Dicevo, si cercano sempre le soluzioni facili, no? I ragazzi cercano le soluzioni facili, ma anche noi adulti, quando possiamo, cerchiamo la soluzione facile, e per carità va benissimo, c'è un senso dietro questo. Quando però si tratta appunto di apprendimento, sia dalla parte dell'insegnante, e arrivo all'ulteriore punto che volevo dirmi e poi mi taccio, sia dalla parte dell'insegnante che da parte dello studente, quando ovviamente ha già una certa età, è importante arrivare magari sì a fare le cose in modo facile e automatico, benissimo, ma questo va bene quando l'automatismo nasce da una pratica che io ho fatto mia, una pratica che ho con cui mi sono allenato, tanto per tornare alla metafora sportiva, nel tempo, in modo che dopo io automaticamente so che in quel momento a quel ragazzo io gli posso fare quel tipo di test, non un altro, gli posso fare quel tipo di domanda, non un'altra, gli posso chiedere di fare un certo tipo di ragionamento, non un altro. E così, poco a poco, anche i ragazzi, se noi condividiamo questi perché, no? Perché ragazzi oggi lavoriamo così? Perché vogliamo arrivare lì? E perché lo facciamo in questo modo? Per questo e questo motivo. Se noi raccontiamo, spieghiamo e condividiamo con i ragazzi le cose invece che dire semplicemente oggi facciamo questo perché sì, i ragazzi arrivano poco a poco e anche magari senza rendersene conto del tutto all'inizio, ad avere una loro stessa coscienza, una loro stessa consapevolezza di quello che stanno facendo, del perché fanno certe cose, e allora saranno in grado anche di diventare poco a poco sempre più autonomi nel loro lavoro individuale anche a casa. Per questo il titolo, no? Insegnare e imparare col cervello in mente, perché è lì che vogliamo arrivare, perché gli strumenti sono veramente tanti e sono veramente utili, ed è ottimo utilizzare quello che abbiamo a disposizione, sia in campo analogico che tecnologico, ma questo lo possiamo fare veramente bene se sappiamo, se siamo consapevoli di cosa stiamo facendo e perché. Quindi ecco, questo in nuce direi che è il senso di questo percorso.
come diceva Carolina, è un percorso di ricerca-azione, quindi cercheremo magari poco a poco, veramente siamo per la filosofia del little by little, dicono gli inglesi, quindi del poco, sperimentare poco a poco, per cercare appunto di lavorare insieme e per supportarvi appunto nel fare piccoli cambiamenti mano a mano, diciamo, no? Non si tratta di fare grandi rivoluzioni, si tratta di, e per questo è una buona cosa sviluppare un percorso su un arco temporale abbastanza importante, perché così si va sperimentando, si va provando e ricevendo feedback da parte degli altri vostri colleghi e da parte nostra in circolo, perché anche noi abbiamo bisogno del vostro feedback come voi avete bisogno del nostro. Questo quello che volevo dire, proprio veramente così, molto in sintesi. Non ho avuto tempo mentre parlavo di leggere le domande, casomai passo la palla adesso ad Alessandro se vuole aggiungere qualcosa. No, no, nessuna domanda in particolare, solo alcuni chiarimenti, ma abbiamo già risposto. No, va benissimo, mi sembra che hai spiegato, bene. Se posso solo aggiungere un commento. Il titolo l'avete visto, insomma, lo dicevi anche tu, Angela, è Neuroscienze in classe, come insegnare e imparare col cervello e mente, proprio perché noi vogliamo comunicare come noi tutti dobbiamo imparare ad imparare, perché insomma, grazie alle neuroscienze educative abbiamo delle conoscenze nuove, per così dire, su come funziona il cervello quando noi dobbiamo imparare qualche cosa di nuovo, e dobbiamo essere per primi noi docenti a sapere come usare il nostro cervello per imparare qualcosa di nuovo, per poi poterlo comunicare efficacemente anche ai nostri studenti. Ecco, Alessandro e Angela, una precisazione per il percorso, magari è anche un dubbio che sta venendo ai nostri interlocutori: il percorso è progettato appositamente per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma abbiamo in via di costruzione anche alcune appendici di personalizzazione del percorso che possono adeguarlo alle esigenze delle scuole primarie, perché chiaramente voi considerate che l'impalcatura poi del percorso, che vi mostrerò poi io alla fine, è caratterizzata appunto da formazioni iniziali, sollecitazioni, accompagnamenti, però le esigenze di uno studente e di una studentessa nella classe prima della scuola secondaria di primo grado già sono molto diverse dalle esigenze e dalle caratteristiche di uno studente di quinta, per esempio, classe della scuola secondaria di secondo grado, che magari sta per approcciarsi al mondo universitario piuttosto che al mondo del lavoro, e soprattutto che ha già alle spalle un'expertise con la scuola molto più lunga, perché ci sono 5 anni di scuola secondaria di secondo grado, mentre invece il nostro studente di prima classe della scuola secondaria di primo grado arriva dalla scuola primaria, quindi è a cavallo, no, tra l'infanzia e l'adolescenza, per cui Alessandro e Angela di questo ne sono perfettamente consapevoli, e naturalmente troverete delle sollecitazioni anche metodologiche che pongono dei focus su quelle che sono le caratteristiche degli studenti, delle studentesse nelle differenti fasce di età. Ecco, Angela e Alessandro lavorano anche in università o hanno lavorato anche in università, per cui insomma sono assolutamente esperti. Tra l'altro, Angela, se vuoi raccontare anche quali possono essere idealmente, ecco, gli approcci che differenziano un'azione educativa per studenti molto grandi già, quindi della scuola secondaria di secondo grado, piuttosto a che piccoli studenti e studentesse che arrivano da una scuola primaria, ecco, anche come qualità delle competenze metacognitive, per esempio. Assolutamente, è una differenza essenziale. Sicuramente, ovviamente, come dicevi tu, Carolina, evidente la differenza, no? Per l'età non possiamo approcciarci allo stesso modo. Oggigiorno vediamo, siamo tutti assolutamente consapevoli di quanto in fretta cambi il mondo, no? Di quanto differenti sono le richieste, per esempio oggi nei confronti di un neolaureato, per esempio, che si approccia al mondo del lavoro, e di quanto sappiamo magari quanto cambierà quel mondo del lavoro nell'arco della vita e degli anni successivi per quel ragazzo. Quindi
assolutamente è un valore aggiunto dal mio punto di vista impagabile, proprio senza prezzo, il fatto di passare ai ragazzi questa autonomia nello studio, quindi renderli veramente autonomi e responsabili del loro studio, studio delle scuole secondarie superiori o dell'università, no? Se noi già li andiamo a preparare in questo senso, arriveranno ad approcciarsi al mondo universitario in modo sicuramente differente. Quindi con i ragazzi più grandi ovviamente possiamo già fare un certo tipo di discorso, no? Guardate ragazzi, quando studiate, se fate così ottenete questo tipo di risultati, se fate in un altro modo ottenete risultati diversi. Chiaramente questo non si può dire a un ragazzino che ha appena finito la scuola primaria, oppure si può dire, ma in altro modo. E si può preparare. Io sono del partito di quanto prima si inizia a lavorare, meglio è. L'approccio è diverso. Magari con i ragazzini, i bambini, barra ragazzini, si lavora ancora un po' a livello implicito, si dice tecnicamente, quindi loro non sono ancora ovviamente completamente consapevoli del perché fanno un esercizio piuttosto che un altro, cosa vuol dire lavorare in un certo modo piuttosto che lavorare in un altro modo, ma poco a poco li si può, appunto, come dicevo prima, rendere edotti, rendere consapevoli, e anche un po' per esperienza personale devo dire che drizzano sempre le orecchie quando gli racconti un po' certe cose, no? Perché mi sono dimenticata questa cosa? Sì, l'avevo studiato, però non mi è venuto in mente. A volte vedi proprio anche la frustrazione, no? Nei ragazzi, anche i ragazzini più giovani. Ma se tu dici, guarda, non è assolutamente... È come quando è molto che non alleni un muscolo, e quando l'alleni magari ti fa un po' male, perché... sempre con metafore non scientificamente valide, ma che servono a rendere l'idea. Così magari anche no, i neuroni, le nostre conoscenze che abbiamo nel cervello, dobbiamo allenarli, perché se non ne alleniamo, poi quando andiamo a cercare quell'informazione non la troviamo. Ecco, sono discorsi semplici, però che ai ragazzi arrivano e tante volte destano veramente molto interesse, prima di tutto perché nessuno li interrogerà mai su quelle cose lì, secondo perché è sapere come funziona, no? come funziona il loro cervello è sempre una cosa interessante. Tra l'altro, Angela, quando mi trovo a chiacchierare con voi, ecco, io credo che il valore grande di questo percorso di accompagnamento alla didattica sia il fatto anche che risponde a un'esigenza molto concreta, cioè nella vita della scuola moltissimi docenti, poi se volete dircelo anche in chat e fare qualche commento, accade, no, che si solleciti a utilizzare il metodo di studio, per esempio, no? Quindi guarda, dovresti, questo ragazzo, questa ragazza non ha metodo, bisogna che impari il metodo di studio. Il problema è che poi molto spesso, e lo sappiamo, nella complessità del sistema scolastico, tra tutte le cose che ci sono da fare, non sempre si dedica il dovuto tempo ad insegnare il metodo di studio. Quindi gli studenti e studentesse sono disorientati. Inoltre, le esigenze, e credo che questo sia anche un grossissimo valore di questo percorso, è di armonizzare quello che accade in aula, quindi il modo in cui io docente gestisco la mia classe e il modo in cui poi io richiedo di studiare a casa e richiedo anche una certa attenzione di tipo metacognitivo, no? Quindi renditi conto di quello che stai facendo. E è esattamente quello che accade in questo percorso. Quindi da un lato la responsabilità e il dovere del docente di gestire il contesto d'aula in modo tale da promuovere già da lì il metodo di studio. Questo mi piace molto. E un'altra cosa, Angela, che ti prego di raccontare perché è veramente bella, a te insieme ad Alessandro naturalmente, è veramente la consapevolezza, cioè per esempio un esempio, facciamo pure un esempio di come gli studenti possono essere già nell'aula sollecitati a promuovere le loro abilità metacognitive. Lo accennavi prima, no? Cioè spiegare perché ti sta accadendo questo, ecco, per esempio, così. Assolutamente sì, beh, chiaro che innanzitutto serve ad evitare
voglio dire, un insegnante che è accanto al ragazzo e dice guarda, non ti preoccupare se non ti ricordi, è appunto per questo che abbiamo fatto, magari ho fatto questo test, perché serve per recuperare quell'informazione e così recuperandola l'andiamo a consolidare, magari ce l'eravamo dimenticata, però è proprio così, facendo così, che l'andiamo a recuperare. Quindi evitiamo i traumi del tipo ecco non ce la faccio, ecco io non sono portato, non sono capace, non ce la farò mai, no, è andato male questa verifica e io non sono adatto per questa materia. Queste cose, questi pensieri che si formano nella testa dei ragazzi purtroppo e tante volte è proprio veramente difficile così aggiustare questi pensieri che in realtà sono non giusti perché le variabili sono tante. Ovviamente sappiamo tutti qui che aver sbagliato, aver fallito una verifica non vuol dire assolutamente nulla. Quindi è così. C'è una riflessione, anzi una domanda, in realtà è qua, Alessandro puoi venirci in soccorso anche tu, perché io so che la risposta è già positiva, ma la racconti tu, Emilia chiedeva. Di Emilia, sì, l'ho appena letta. Ecco, che voi dice da alcuni anni abbiamo sviluppato dei percorsi specifici proprio sul metodo di studio per gli studenti universitari, nell'ambito di laboratori sulle competenze trasversali, focalizzando l'attenzione sulla competenza imparare ad imparare. Avete già sviluppato, progettato questo tipo di percorso con le neuroscienze? A voi la parola, perché so che ci state lavorando e ci avete lavorato anche l'anno scorso, così. Sì, sì, ma poi buona parte di questa stessa Master School, insomma, è costruita sull'imparare ad imparare, andando proprio a andare a pescare qualsiasi aspetto. Sì, neuroscientifico, ma insomma sempre a disposizione degli aspetti forse più psicologici dell'apprendimento, sia per lo studente che deve apprendere che per l'insegnante che deve insegnare. Quindi noi affronteremo, poi avrete il programma insomma ben dettagliato, tantissimi aspetti che riguardano poi alla fine proprio la capacità di imparare ad imparare. Quello che noi vogliamo è che noi come insegnanti e poi gli studenti riescano ad avere questo grosso strumento, diciamo così, dell'imparare ad imparare, che si porteranno avanti per tutta la loro vita, qualsiasi cosa loro faranno, qualsiasi ambito, qualsiasi professione, fino all'età adulta e anziana, perché poi anche quando si è anziani magari bisogna sapere molto bene come imparare cose nuove, perché è sempre utile. E perché? Esatto. E perché è utile imparare cose nuove? Enza dice che non si sente, ma voi mi sentite? Io ti sento. Ah, ok. Diteci se non si sente, magari perché non è bello. Ci sentite tutti o è solo Enza che non ci sente? Si sente, ok, va bene. Allora è una cosa specifica. Forse è un problema con l'audio, ok. Assolutamente. Nel frattempo, carissimi e carissime, avete visto che abbiamo messo in condivisione la pagina del sito di Future Education Modena. Molti di voi ci conoscono come Future Education Modena. Per i nuovi, qualora ci fossero, faccio questa piccola appendice. Future Education Modena è un centro per l'innovazione in campo educativo di tipo internazionale, il primo EdTech in Italia. Questo è il nostro sito. Voi andando sul sito potete poi facilmente accedere al catalogo in cui è spiegato anche il percorso nel dettaglio di neuroscienze in classe, e adesso lo andiamo a vedere in modo tale che poi Alessandro e Angela ci possano dare qualche sollecitazione. Allora, che cosa fate? Andate sul sito di Future Education Modena, chiedo poi alla nostra tutor d'aula di linkare pure in chat, dove c'è la voce cosa facciamo nel banner, vedete che c'è il nostro catalogo scuola 2022-2023. All'interno di questo catalogo voi trovate tutte le nostre proposte, quindi sono divise per macro area, lo potete scaricare e quindi poi condividete tranquillissimamente il link fra di voi e vedete che il percorso di neuroscienze in classe si colloca nell'area dei curricoli area metodologica. Abbiamo ovviamente anche le STEM e abbiamo le Digital Humanities. Ora andiamo a vedere nel dettaglio il curriculum di neuroscienze, eccolo qua. Vedete, neuroscienze in classe, insegnare a imparare con il cervello. Quindi
Vedete qua naturalmente i costi, quali sono i criteri per accesso delle scuole. Questi sono tutti i percorsi a cui possono accedere sia i docenti singoli che le scuole. Il prezzo che voi vedete è dedicato all'iscrizione di 20 docenti, ma c'è la possibilità assolutamente di personalizzarlo qualora i docenti fossero di più. E vedete che abbiamo questi obiettivi, e li riprendiamo dopo con Angela e Alessandro, e questi tipi di formati. Quindi ci sono. Carolina, non vedono le slide, in realtà non le vedo nemmeno io. Anch'io non le vedo. Cioè, prima si vedevano, però adesso è sparito. Ok. Si è vista la prima schermata? No, ancora no. Ancora no. Vediamo, si vede che c'è un problema di banda, forse, o di lunghezza. Intanto che aggiusti il discorso slide, volevo rispondere a Patrizia che ci chiede: in quest'ultima mezz'ora ci insegnerete a insegnare i metodi di studio? No, nel senso che non ancora. Sarebbe veramente un'impresa insegnare questo. No, oggi non l'idea non era di fare una delivery di contenuti, ma semplicemente una presentazione generale di quello che è nostra intenzione fare in questo percorso, perché veramente sarebbe impossibile parlare di questo in un incontro di un'ora, ma no, non è proprio possibile. Nel programma è previsto un incontro dedicato esatto. Interamente ai metodi di studio. Ecco, adesso abbiamo ripristinato, per cui siamo di nuovo al catalogo, facciamo pure scorrere Serena, che è la nostra tutor dietro le quinte, in modo tale che accediamo, vedete, a neuroscienze in classe, insegnare a imparare col cervello, e adesso rispondiamo alle vostre domande. Il percorso riconosce 30 ore formative totali, di cui una parte sono a fruizione sincrona e una parte a fruizione asincrona, perché consente naturalmente la fruizione di una piattaforma. Ora vediamo se si riesce a Serena a cliccare su neuroscienze e a far vedere il percorso, se no in ogni caso se non riusciamo potete guardarlo ecco sul sito, intanto ve lo racconto comunque, il bello della diretta è anche un po' questo. 30 ore formative, dicevo, e che comprendono tre incontri sincroni iniziali, il calendario sarà poi sul sito disponibile a breve, della durata di 2 ore, e abbiamo pensato di destinare comunque questi incontri iniziali a tutti i docenti della scuola che si iscrive, quindi non solo ai 20 docenti che poi proseguiranno. Questo significa che idealmente potreste essere anche in 100 in questi incontri iniziali. Ci serve perché ci piace l'idea che sia la scuola a formarsi sulle basi. Dopodiché ci sarà un gruppo di 20 docenti che proseguiranno insieme a noi con un ciclo di 8 incontri sincroni. Non vi preoccupate, perché questi 8 incontri sincroni tra ottobre, novembre e dicembre sono tutti registrati, per cui se poi uno non riesce a essere presente, eccetera, può andarli a rivedere assolutamente. Le ore, ricordo, sono riconosciute naturalmente anche su Sofia. E dopodiché, come vi stavo dicendo, c'è una piattaforma, una nostra piattaforma in cui troverete materiale didattico, troverete delle video lezioni, troverete anche degli ambienti discussioni in cui eventualmente potervi confrontare, perché il percorso è aperto a tante scuole d'Italia. Il nostro docente singolo invece che si iscrive entrerà in piattaforma, naturalmente farà il percorso insieme agli altri. Ci sono anche degli sportelli, quindi previsti degli sportelli di accompagnamento su prenotazione. Questo significa che dopo il terzo incontro, per esempio a novembre, una classe, un docente ha un dubbio rispetto ad alcune tematiche, può prenotare lo sportello e interfacciarsi o con la professoressa Angela o con il professor Alessandro e fare tutte le domande del caso. Desideriamo proprio accompagnarvi su quello che succede nelle vostre aule per dare delle risposte molto concrete. Quindi ho un'aula particolarmente caotica, succede. No? Quindi la mia esigenza particolare è quella di riuscire a ristabilire un certo livello di coinvolgimento. Oppure ho studenti che
non riescono a esporsi durante l'interrogazione. Quale potrebbe essere il problema? Bene, è sempre un'opportunità per chiacchierare. Naturalmente considerate che in questi 8 incontri tra ottobre e dicembre verranno sviluppate delle linee tematiche, per esempio attenzione, memoria, appunto metodo di studio, eccetera, eccetera, ma sarà anche un'occasione di condivisione fra di voi, per cui saranno sempre previsti degli spazi in cui potete chiacchierare tra vari docenti provenienti dalle scuole d'Italia e confrontarvi sulle vostre situazioni, perché questo è il valore, no? Così si riesce a crescere. Naturalmente, siccome è importante essere attenti anche al rigore metodologico, che è fondamentale, prevederemo poi anche la possibilità di fornirvi dei questionari di auto-osservazione, per esempio, delle vostre pratiche di varia natura. Chiaramente al termine di ogni modulo formativo ci saranno sempre presenti dei questionari di autovalutazione che non sono lo spartiacque tra il promosso e il bocciato, però sicuramente sono coerenti con la necessità di soffermarsi a comprendere se noi per primi, come fruitori del corso, abbiamo compreso ovviamente i contenuti. È un percorso che cerca anche nel proprio formato di essere molto coerente con ciò che dice. Ecco, perché se no si rischia, no, di... Direi che è il minimo sindacale di essere coerente. Predicare bene e razionare male, no? Ora chiedevo a Serena, qua voi state vedendo la pagina del catalogo, quindi del catalogo che è in PDF, se c'è la possibilità di vedere anche la pagina del sito, se non è possibile perché c'è un difetto di internet non è un problema, però se Serena tu riuscissi, facciamo appunto vedere sostanzialmente quello che vi abbiamo detto, però insomma i contenuti sono assolutamente questi. Ci sono un paio di domande, non so se le hai viste Carolina. Vediamo. Stella chiede quante ore di formazione sono previste in totale. Sono 30, come dicevamo prima, quindi sono 30 esatto. Ore formative riconosciute naturalmente su Sofia. Una piccola considerazione, naturalmente le 30 ore formative sono riconosciute ai docenti che fanno l'intero percorso, resta inteso, e sono riconosciute su Sofia dal MIUR, ovviamente, certo, Stella. Dopodiché, per i docenti invece che partecipano ai primi 3 incontri formativi, per esempio gli 80 docenti della scuola, comunque Wonderful Education riconosce le 6 ore formative, quindi vi arriverà un attestato, però quelle non sono ore su Sofia perché il percorso completo che è trattato su Sofia è quello su 30 ore. Ci sono 2 edizioni, un'edizione che partirà con il primo evento formativo tra settembre, gli ultimi giorni di settembre e l'inizio di ottobre, e poi un'altra edizione che partirà a gennaio, per cui siete assolutamente liberi di iscrivermi. Sul sito trovate tutta la procedura. Per l'incontro di oggi, Antonia, in automatico vi arriva sempre la registrazione e anche l'attestato di partecipazione, arriva sempre per tutti i webinar che si fanno in FEM, quindi non vi preoccupate, vi arriva tutto via mail con alla mail con cui vi siete iscritti al percorso, ecco, assolutamente. Sì, anche Brunella allora, chiedeva, alla fine del webinar ci invierete i materiali e il link per poter rivedere il seminario, direi assolutamente. Allora, sì. La registrazione vi arriva direttamente via mail, dopodiché la troverete anche sul canale YouTube di FEM, assolutamente. Allora, Stella chiede, non ho capito se ci si può iscrivere come singoli docenti ai 3 webinar iniziali. No, nel senso che come singoli docenti ci si può iscrivere con la carta docente, naturalmente, ma ci si iscrive a tutto il percorso, non solamente i 3 webinar iniziali. L'apertura in massa ai 3 webinar iniziali è dedicata alle scuole, proprio perché così c'è una condizione di coerenza tra chi porta avanti il percorso e chi almeno sa che cosa stanno facendo i propri colleghi e ha avuto anche un'infarinatura. Luciana ci chiede, il percorso è adatto per chi segue un ragazzo secondario di primo grado con poca autonomia, non conosco ancora la diagnosi, ma ha un ritardo cognitivo grave, riesce ad eseguire piccole attività simili a quelle della scuola dell'infanzia, esempio per grafismo. Allora, questo percorso non è particolarmente orientato all'inclusione,
benché naturalmente il paradigma che fonda tutti i nostri percorsi è chiaramente il paradigma che garantisce l'alta accessibilità. Però abbiamo nel catalogo altri percorsi, per esempio quello su Universal Design, che è sicuramente più adatto a questi tipi di esigenze di inclusione per tutti e settato anche sui bisogni educativi speciali. Ciò non toglie che un confronto sull'inserimento di questo studente all'interno del contesto classe e come la gestione della classe fatta in un certo modo potrebbe favorire anche lui, chiaramente può essere previsto, ecco. Però di sicuro non è un corso prevalentemente orientato sull'inclusione, ecco, sì, possiamo dire così. Allora, i costi, Stella, li vedete sul sito, li possiamo comunque anche già tranquillamente dichiarare. Per la scuola sono 1.300 euro, per i singoli docenti sono 119 euro pagabili con carta docente. Ecco, bene Luciana, guardi pure sul catalogo, assolutamente lo trova. C'è un tempo di iscrizione fino al 30 settembre per il percorso. Considerate che abbiamo lasciato aperta questa finestra perché sappiamo che ci sono i collegi docenti, quindi ci sono le approvazioni da fare, eccetera. Però il primo incontro sarà qualche giorno prima, ecco, del 30 settembre. Vorrà dire che se la scuola arriva proprio all'ultimo lo vedrà registrato in piattaforma, perché comunque tutti gli incontri sincroni sono sempre registrati e disponibili in piattaforma. Va bene? Quindi fate pure delle domande. Intanto, ecco, nel frattempo, ecco, Angela, se vuoi raccontare anche, magari hai avuto modo l'anno scorso, avete avuto modo di portare avanti l'altro percorso, no? E mi avevi detto, ho avuto modo di interloquire con una docente che era veramente entusiasta, eccetera. Sì, sì, sì. Su quali tematiche, per esempio? Sì, l'anno scorso, perché ovviamente, ecco, una cosa che non abbiamo detto, che magari possiamo dire, che per magari gli insegnanti che sono veramente proprio anche per interesse personale, come appunto ci è capitato l'anno scorso con questa docente, che lei insegnava matematica, e insomma possiamo anche fare un discorso molto molto concreto di lavoro assieme, ma proprio un po' più dedicato, diciamo, che magari va anche al di là, che nasce con questo percorso, però magari può andare anche oltre, ma ci deve essere anche proprio un livello di impegno da parte del docente che deve nascere da lui o lei spontaneamente, ecco, quindi c'è anche magari questa possibilità. L'anno scorso ci sono state veramente momenti anche interessanti, perché io per esempio mi ricordo, ed è questo veramente, che è difficile passarlo adesso solo raccontandolo, no? Ma a volte ci possono fare veramente dei cambiamenti minimi, ma veramente minimi, e ottenere risultati importanti, cioè un rapporto costo-beneficio assolutamente favorevole, no? Perché e magari una persona che non lo sa, non è consapevole, non si rende conto, no? Io mi ricordo, per esempio, l'anno scorso, una docente assolutamente, non mi ricordo che materia insegnava, però di come praticamente aveva seguito un nostro consiglio, aveva presentato in un certo momento della lezione in cui noi diciamo chiedete ai ragazzi di scrivere semplicemente su un pezzo di carta, no? Tutto quello che ricordano o sanno su un certo argomento, si rese veramente conto di quale differenza immensa potesse fare far fare ai ragazzi questo tipo di esercizio, quindi semplicemente anche solo carta e penna, scrivete tutto quello che vi viene in mente su un certo argomento, quello che sapete, eccetera, eccetera, piuttosto che fare la classica domanda a tutta la classe, no? E dove c'è la tipica situazione che solo quei due o tre che rispondono sempre sono quelli che rispondono, e gli altri stanno zitti, non fanno neanche lo sforzo di pensarci, eccetera. E mi ricordo ancora lo stupore e direi quasi la gioia di questa docente quando si rese conto, sapete, ci raccontò, non so se Alessandro si ricorda, e ci disse: sapete che facendo così sono riuscita a far partecipare, a far lavorare anche quelli più timidi, quelli che stanno sempre zitti, quelli che pensano di non sapere, di non essere in grado di, no? Ed è veramente, per un insegnante è veramente appagante, cioè, perché finalmente riesci a far lavorare tutti e non sempre i soliti, che magari per natura loro personale sono quelli che, no, rispondono e si vanno sempre, si prestano, no,
ad interagire con gli insegnanti. Quindi veramente, ma veramente, cioè, un cambio da nulla, no? Non richiede più tempo, non richiede più preparazione, sono piccole cose che però quando sai a livello cognitivo la differenza che fa, ecco che ti rendi veramente conto. Magari adesso non per farci pubblicità, però forse chi ci ascolta è interessato a sapere anche quali sono i background miei e di Alessandro, perché diranno questi chi sono, da dove sono piovuti. Magari ci trovano in realtà come profilo nella pagina di FEM, però magari possiamo certo, dirlo. Assolutamente sì, rispondo solamente a una domanda che aveva fatto Cristina, più tecnica. Allora sì, chiedeva, le scuole che aderiscono a questo percorso fanno i primi 3 incontri tutte insieme? Allora, a quel costo che vedete sì, perché gli incontri sono globali, ma è già in progetto, quindi è già prevista, lo trovate sul sito, la possibilità di personalizzare. Quindi è assolutamente possibile per una scuola dire, bene, i 3 incontri iniziali io li voglio personalizzare, cioè li voglio in date dedicate. E in quel caso consultate, quindi scrivete all'indirizzo, quindi contattate dal sito Future Education Modena e Wonderful Education, e assolutamente avrete poi, con una piccola variazione d'orario, le date dedicate. Ecco, in questo caso vi suggeriamo di muovervi per tempo, perché chiaramente la scuola tra un pochettino inizia, il percorso core sarà su ottobre, novembre, dicembre, prima ci sono le formazioni iniziali, per cui se avete questa esigenza vale la pena scrivere, ecco, in tempi brevi, assolutamente. Comunque c'è tempo fino al 30 settembre. Ecco, sì, molto volentieri, raccontatevi. Ecco, scusate, intanto, Angela, io voglio... No, ma se ci sono domande, rispondiamo alle domande. Ecco. Farete un webinar di presentazione anche per il percorso suggerito a Luciana? Sì, assolutamente sì, sarà il 12. Se voi non siete ancora iscritti alla newsletter di FEM, fatelo, ma in ogni caso negli eventi lo vedete, ci sarà il incontro di presentazione per il 12. Sì, sì, assolutamente. Grazie, il corso su Sofia è indicato con lo stesso identico titolo che vedete oggi, quindi Neuroscienze in classe, insegnare a parare col cervello in mente. Se non lo trovate già, lo troverete a breve in questi giorni, perché chiaramente il caricamento dei vari percorsi arriva in maniera graduale, ma assolutamente entro l'inizio del percorso lo trovate su Sofia. Ecco, certo. Ecco, Angela, intanto racconta pure un po' chi sei tu, così, insomma, facciamo anche vedere la qualità degli esperti. No, semplicemente, siccome è una domanda che io mi farei se fossi dall'altra parte, per carità, non per autoincensarsi. No, io posso semplicemente raccontare che appunto vengo da esperienza accademica, ho lavorato in varie università spagnole, e ho fatto il dottorato in Inghilterra proprio su scienze cognitive, in particolare memoria e apprendimento, quindi è proprio il mio ambito di specializzazione, e per me è proprio molto interessante vedere sul campo tanto di quella teoria che proprio io studiavo in laboratorio, diciamo a livello teorico, a livello di laboratorio, che da un lato ovviamente è molto più rigoroso, però dall'altro è anche bello interessante, ed è il fine ultimo degli studi in laboratorio, quello poi di rendere fruibili e accessibili e concreti anche i risultati sul campo della vita reale, in questo caso appunto del mondo education, no? E ecco, semplicemente dire questo. Passo la parola a Alessandro. Io ho una formazione da biologo, insomma ho un dottorato in psicobiologia e psicofarmacologia, ho lavorato per tanti anni come ricercatore in varie parti del mondo, e negli ultimi anni ho lasciato un po' la ricerca diretta, ma insegno neuroscienze educative proprio in 2 università qui a Roma, e collaboro molto con diverse organizzazioni, in particolare con FEM, proprio per insegnare un po' a tutti, agli studenti, agli insegnanti, ai professionisti e tutti quanti, come, insomma, sfruttare al meglio il nostro cervello, diciamo così.
Bene, era giusto questo riconoscimento, perché giustamente, Angela, Angeli, bisogna conoscere i nostri interlocutori. Considerate naturalmente che il team di progettazione è multiarea, no? Per cui Angela e Alessandro sono i nostri esperti in tema neuroscienze e chiaramente anche in tema di didattica, essendo loro prima di tutto anche professori in ambiente universitario, e poi naturalmente nel dietro le quinte ci sono altre figure chiaramente che poi danno una mano nella progettazione più prettamente didattica, magari legata agli scenari. In FEM siamo abituati a mettere veramente in comunione tante sinergie, tante professionalità diverse al fine di valorizzarle tutte, ecco, quindi questo è assolutamente importante. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che il nostro tempo è finito. Mi raccomando, riuscite ad arrivare tranquillissimamente al catalogo tramite il sito FEM, andando su cosa facciamo nel banner, e lì trovate proprio tutti i riferimenti che poi prima vi abbiamo mostrato per poter accedere. Nel caso in cui aveste dei dubbi, nel caso in cui la vostra scuola dicesse: beh, prima di iscrivermi voglio un confronto, non c'è problema, voi contattate e volentieri, naturalmente noi vi mettiamo a disposizione tutte le risposte, eccetera. Quindi vi ringraziamo intanto, vi anticipo che nel corso dell'anno Alessandro e Angela hanno anche progettato un palinsesto di webinar in tema di neuroscienze, aperti naturalmente al grande pubblico. Questi webinar saranno sempre di questi webinar sarete sempre avvisati anche all'interno della piattaforma, qualora no, doveste iscrivere la vostra scuola, però intanto ve lo anticipo perché davvero le neuroscienze educative, come vengono nominate così adesso in chiave moderna, sono davvero un paradigma e un'area molto importante. Siamo stati felici l'anno scorso di accompagnarvi e saremo ancora più felici quest'anno di mettere davvero in sinergia tante scuole e tanti docenti diversi. Non vi preoccupate, perché l'impegno richiesto, a meno che non sia il vostro desiderio, come vi diceva Angela, è assolutamente compatibile con le esigenze del docente medio, che sappiamo che è caricato veramente di tantissime cose da fare. Quindi la classroom di neuroscienze, sì, assolutamente riattiveremo la classroom, in modo tale che nella classroom comunque arrivano gli avvisi relativi ai webinar, eccetera. Per cui assolutamente sì, Cristina, grazie mille della domanda. Grazie allora per aver partecipato a questa presentazione. Alessandro, Angela, che dire? Non vediamo l'ora di iniziare. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Speriamo di vederci prestissimo tutti assolutamente quanti. Assolutamente sì. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Arrivederci, a presto.